Notizia fresca di qualche giorno, bestiacce, abolizione del superbollo, eliminazione o riduzione di alcune tasse sull'auto, ma soprattutto passaggi di proprietà, sicurezza stradale ed omologazioni. Vediamo. Ciao gente da off-road, sono sempre Raffo ed è notizia di qualche giorno fa, se ne discute da un po', se ne è sentito parlare un sacco di volte, ma questa volta pare che sia veramente un disegno di legge che potrà mai entrare in azione a partire dal 2024. E magari non interessa tanto noi perché il superbollo sui fuoristrada, ragazzi, non so quanto possa incidere sui costi, anzi forse praticamente nulla, però per il discorso bolli, per il discorso sicurezza stradale ed omologazioni, qui c'è da guardare bene il disegno di legge e da capire che cosa potrebbe succedere. Eh sì, perché leggo testualmente: i primi giorni di giugno saranno decisivi per l'approvazione della legge, mentre l'entrata in vigore è prevista per il 2024. Ora che finalmente l'iter alla Camera è partito, non credo ci saranno sorprese. Oh ragazzi, speriamo, perché qua si parla veramente di smaltimento di pratiche di omologazione, cioè tutto ciò che è difficile omologare in Italia. E diciamoci la verità ragazzi, per i nostri fuoristrada è una roba che ci riguarda in super prima persona, perché ogni volta che dobbiamo omologare anche soltanto una piccola misura di gomme, passare da 205 a 235 è una pratica impossibile e soprattutto costosa. Ci vogliono un sacco di documenti, burocrazia, tempistiche, devi recarti alla motorizzazione, devi fare delle analisi, devi presentare dei documenti, insomma un macello, e qui pare veramente che ci sia una svolta. E poi anche lo smaltimento di alcune tasse dell'auto, tipo il bollo che verrà calcolato in maniera diversa, tipo la Germania, piuttosto che l'abolizione, come dicevo all'inizio, del superbollo. Ragazzi, sono cose che comunque, da appassionato di auto, non solo di fuoristrada, potrebbero riguardarmi, perché se rinunci ad avere un vecchio mezzo degli anni 90, e io ragazzi vi comunico, vi dico che ne ho avuti diversi, mi sono sempre piaciuti, dai Subaru ai Mitsubishi alle Honda, e devo dirvi che adesso in effetti quello che ti ferma non è soltanto il costo iniziale di acquisto di un vecchio mezzo da rimettere a posto, ma anche il superbollo e alcuni costi da affrontare, che in effetti sono proibitivi. Guarda anche soltanto il passaggio di proprietà, che spesso è in base alla potenza del motore. Qui si dice che verrà calcolato in maniera totalmente diversa, si potrebbe andare più vicini al sistema di calcolo della Germania e in effetti i costi verrebbero abbattuti alla grande. Però torno sempre sul discorso delle omologazioni, perché un sacco di noi, quando devono omologare un mezzo piuttosto che alcuni componenti e accessori sui nostri fuoristrada, cosa fa? Va in Germania, quindi si radia il mezzo in Italia, cioè praticamente si demolisce, lo si porta in Germania, viene effettuato un nuovo libretto con tutti i componenti che sono stati montati, il bull bar, il verricello, la nuova misura di gomme, chi monta addirittura roll bar o roll cage, componenti di estetica, luci, insomma veramente tanti tanti accessori e componenti che in Italia è praticamente impossibile. Si omologa il tutto in Germania con il TÜV, costa uno sproposito ragazzi, e quando fai un'omologazione con questi costi ti conviene portare tutto quello che vuoi omologare. Una volta che è stato stampato il nuovo libretto, si torna in Italia radiando il mezzo praticamente in Germania, lo si importa in Italia e il nuovo libretto fa fede quello della Germania, di quello del TÜV tedesco, e praticamente ti ritrovi a libretto tutto. Ripeto, costa un occhio se non due della testa, però è una cosa che si può fare ed è una cosa che fanno in tanti. Quindi speriamo che questo disegno dal 2024 sia attuato effettivamente. Voi questa notizia la sapevate, non la sapevate? Fatemi sapere nei commenti che cosa ne sapete, e soprattutto se avete un mezzo da omologare, perché magari state andando in giro con un paraurti che non è omologato, con una misura di gomme che non è omologata. Dal 2024 probabilmente potremmo circolare senza problemi. Iscrivetevi al canale ragazzi, ci vediamo presto e magari in pista con accessori e ricambi omologati. Buon 4x4 ragazzi, ciao!